Alcuni mesi fa ho scritto un articolo che era un'analisi del fenomeno Filman in Italia. Filman è una catena di negozi di ottica che ha una strategia di posizionamento molto particolare, in particolar modo che propone dei prodotti entry level a prezzi molto competitivi su dei format di grande metratura con una grande offerta. Personale preparato e competente e quindi un'offerta, un format decisamente aggressivo per il territorio italiano. Questa analisi è tutta online sul mio sito e recentemente è arrivato il commento di un utente che credo possa essere interessante ascoltare e magari commentare insieme. Oggi ho comprato da loro un occhiale. Solo montatura perché ieri sera l'avevo rotta e le lenti erano integre. Ed effettivamente ho trovato il commesso Filman molto garbato, gentile e attento. Non si trovano spesso servizi così di qualità. Ho cercato un prodotto per le mie necessità in altri quattro ottici e anche lì devo dire che sono stati gentili, non erano negozi di catena. Ma da Filman mi hanno risolto il problema. Con una montatura Filman molto simile copia dell'occhiale Ray-Ban che avevo rotto, sia per forma in modo da inserire come un guanto le lenti salvate, sia come colori e materiali, una strana ma alla fine lieta coincidenza. Il prezzo della montatura, metà del Ray-Ban. La sua qualità, spero almeno vicina. Comunque un'esperienza positiva. Ma come fanno a vendere alla metà un prodotto che all'occhio di un cliente sembra uguale? Credo che in questo commento ci siano tantissime evidenze di quella che è la percezione del cliente di un negozio di ottica, di un negozio in generale, ma in particolar modo di un negozio di ottica. Allora, questo Giampaolo di fatto probabilmente ha rotto l'occhiale, aveva bisogno di cambiare la sua montatura salvando le lenti e probabilmente andava cercando una montatura simile, se non uguale a quella che già possedeva. Dice che è stato in quattro negozi di ottica, probabilmente nessuno è riuscito a trovare una montatura in cui le sue lenti si adattavano e alla fine questo Filman gli risolve il problema. La cosa importante per il cliente qual è? Che riesce a ottenere qualcosa che gli risolve una situazione e in più gli riesce a risolvere questa situazione anche pagando un importo decisamente più basso rispetto a quello del suo occhiale originario. E la domanda sorge spontanea: come fa un negozio a offrirti un prodotto pur no brand, pur soltanto simile, quindi una copia di fatto, a un prezzo che è la metà del prezzo originale? E come fa a farlo dandoti qualcosa che obiettivamente ai miei occhi non esperti sembra uguale? E questo è proprio la sintesi di quello che è il concetto che io volevo esprimere nel mio articolo. Perché il problema reale è che se noi non riusciamo a spiegare e a far percepire al cliente la differenza di valore di un prodotto, magari di un prodotto di costo medio, medio alto rispetto a un prodotto economico o a una copia addirittura, non potremo mai avere dei clienti veramente soddisfatti. Perché questa persona di fatto che cosa può valutare? Che lì gli hanno risolto il problema e negli altri posti no, e questo probabilmente posso immaginare sia dovuto magari all'assortimento. È chiaro che se hai un negozio con 4.000 montature esposte, probabilmente è più facile trovarne una che si adatta delle lenti, ma questa è una mia supposizione. Ma poi che alla fine dei conti ho un prodotto che ho pagato la metà ed è più o meno la stessa cosa. Quindi il dubbio del cliente, perché noi sappiamo che sempre il cliente quando spende poco ha il dubbio che la qualità non sia eccelsa, quindi il dubbio del cliente sulla qualità del prodotto, ma di fatto un'esperienza positiva, perché probabilmente il prodotto da cui lui arrivava era un prodotto che non gli dava una percezione di valore aggiunto così tanto più elevata da giustificare addirittura il doppio del prezzo. E io credo che sia su questo aspetto che noi dobbiamo soffermarci, perché alla fine dei conti, in molti casi, i clienti forse non hanno neanche tutti i torti da questo punto di vista. Cioè il fatto che non ci sia spesso e volentieri su determinate fasce di prodotti una reale qualità aggiuntiva che faccia sì da giustificare una differenza di prezzo che in questo caso era del doppio, ma in alcuni casi anche di 3, 4, 5 volte tanto. Per cui su che cosa si può lavorare nel momento in cui ci si deve mettere in competizione con realtà come Filman, ma anche con tantissime altre realtà
che hanno scelto dei posizionamenti economici in cui con dei prodotti entry level di qualità comunque accettabili riescono a soddisfare il cliente a prezzi decisamente, decisamente contenuti. Quindi che cosa ci dobbiamo chiedere? Su cosa bisogna puntare? Sicuramente non bisognerebbe che il nostro prodotto fosse paragonabile in questo senso. Non bisognerebbe utilizzare un prodotto che nel momento in cui lo paragoni a qualcosa di simile ma non uguale, in realtà non percepisce alcun valore aggiunto. Ci deve essere una rifinitura, ci deve essere un materiale, ci deve essere una solidità, una scelta, ci deve essere qualcosa che fa sì che il cliente con in mano le due opzioni si renda conto che se paga il doppio è per avere almeno il doppio. Il commento è visibile insieme alla mia risposta sul mio sito in corrispondenza dell'articolo, sulla pagina dell'articolo, e se sei anche tu un ottico, se lavori in questo settore, ti invito a lasciarmi i tuoi commenti a riguardo e dirmi cosa pensi di questo aspetto, di questo approccio.